Ci sono persone tra gli adulti che sono sensibili a questi temi e queste cose, quindi avere un preside che è molto sensibile, tra l'altro lui è uno che contribuisce al ritorno all'inquinamento perché c'è un impianto solare sulla casa, non l'ha detto, quindi è già un grande esempio e noi questo servono gli esempi, no? per crescere, per diventare sempre migliori. Io le voglio fare parte di ringraziamenti, anche voglio chiedere a lei cosa ne pensa di questo evento, di queste manifestazioni. Innanzitutto grazie all'associazione Under, al signor Scattino che ha promosso questa iniziativa. Complimenti a voi ragazzi e ai vostri insegnanti perché siete stati proprio bravissimi. Ho visto in anteprima le foto di tanti di voi che prendevano appunti per questo evento. Evidentemente il loro intervento è stato incisivo nel cuore, nella mente sicuramente, ma speriamo anche nel cuore per il futuro. Sarete voi i futuri ingegneri, insomma i futuri cittadini dirigenti di questo pianeta che dobbiamo in ogni caso, in ogni modo, con ogni sforzo tutelare e difendere. Perdonatemi un attimo, ma ho sentito, in questa settimana c'è stato un evento straordinario, la prima donna astronauta italiana si è lanciata nello spazio, sta adesso su una stazione spaziale orbitante per essere lì per 6 mesi. Bene, io ho letto un po' le interviste, le sue prime dichiarazioni, quando dallo spazio guardava la Terra e diceva, come tutti gli altri astronauti, parmigiani, gli altri astronauti che fanno questa esperienza, descrivono la Terra vista dall'alto come qualcosa di emozionante, che insomma crea delle sensazioni a chi la guarda da fuori di meraviglia estrema, insomma di grande emozione, descrivendola bellissima e soprattutto dichiara Samantha, non ricordo il cognome, dice insomma fa l'appello di tutelare a tutti i costi questa meravigliosa risorsa che è il pianeta Terra. Questi sono da queste parole di chi vive lo spazio, la Terra, le stelle, insomma la meraviglia del pianeta, prendiamo spunto insomma da queste associazioni, da Hunter, da tutto quanto è possibile per difenderla, tutelarla, e, insomma, perché è il nostro futuro. Le energie rinnovabili sono il futuro, bisogna, insomma, il progresso di questi anni ci ha dato tanto, ma forse ci ha fatto dimenticare che nello stesso momento stavamo danneggiando quegli equilibri che la natura ci ha donato. Ecco, questi interventi ci aiutano a non a frenare il progresso, ma insomma a prendere strade diverse per raggiungere ovviamente gli stessi scopi che sono quelli della tutela della natura. Grazie a voi, io sono un fautore, insomma da sempre legato alle energie rinnovabili, insomma allo sfruttamento del sole, del vento, insomma di tutte quelle fonti di energie che comunque hanno un rendimento straordinario. Pensate che a casa nostra, per rispondere poi che cosa ne pensano, a casa nostra siamo una famiglia di 3 persone, abbiamo un impianto solare termico di 4 metri quadrati, 2 pannelli da 4 metri quadrati, un serbatoio da 200 litri di acqua, abbiamo acqua calda tutto l'anno. Abbiamo acqua calda tutto l'anno, liquido di circolazione e la non a circolazione forzata, quindi hanno un alto rendimento e noi abbiamo la caldaia spenta, quindi non consumiamo nulla senza costi aggiuntivi se non il cambio dell'anodo ogni 2 o 3 anni per le correnti galvaniche per tutto l'anno, per cui un risparmio insomma enorme dal punto di vista economico, quindi per le tasche dei cittadini, ma soprattutto poi per il gusto di poter aprire l'acqua, avere acqua calda a volontà, per cui è un'esperienza fantastica, insomma, che dovrebbe essere ancora di più incentivata da chi ci governa. Speriamo bene. Questa è la mia esperienza, grazie a voi. Dalla nostra ambasciatrice Under dovremo fare pregio di questo riconoscimento dove c'è scritto che l'Istituto Maiuri
è la prima scuola di Pompei che ha portato questo progetto solidale. Quindi un bel applauso a voi, dirigente scolastico. Perché veramente cercate di